Stancamente sentiamo dialogo tra religioni. Io non sento mai parlare dialogo tra laici e parliamo della laicità. Io credo, adesso in questo senso voglio anche fare un cenno sulla primavera araba. È molto molto importante in questi paesi, l'Iran, in Medio Oriente, tutti i paesi arabi o del Nord Africa. È fondamentale che noi parliamo dei diritti dell'uomo, della carta costituzionale dell'ONU, di religione, materia interessantissima, importantissima. Io personalmente ho studiato molto la religione, come ho studiato la filosofia, altre ideologie. Però confondere con potere dello Stato soltanto crea problemi. Quindi tu intendi, cioè anzi ti voglio fare una domanda, tanto per capire se ho capito e anche per spiegare. Pensi sia possibile una separazione tra potere religioso e potere politico, un'applicazione un po' occidentale del principio di laicità, oppure possiamo aspettarci e sperare invece al massimo in un'applicazione di una sharia o di un, insomma, di un governo religioso un po' più attenuato da un punto di vista, senza integralismo, ma pur sempre un potere religioso? La mia idea è molto molto chiara: lo Stato è una cosa, religione è un'altra. L'Islam moderato non c'è, o è Islam o non lo è. Queste sono categorie usate molto qui in Occidente. Davvero, io conosco l'Islam, non esiste, o è Islam o non lo è. Per esempio il Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana, di cui i Mujahideen del Popolo fanno parte, che sono loro di una ispirazione islamica, uno tra i primi documenti che hanno approvato all'unanime nel Consiglio è proprio la separazione dello Stato dalla religione. Ma torniamo ancora indietro. All'inizio del Novecento, mentre i primi iraniani hanno cominciato a fare una rivoluzione costituzionale nell'era moderna, no? Tutte quelle persone parlavano chiaramente di questa separazione, magari non netti come oggi, no? Ma noi non dobbiamo mai e mai e mai pensare che ci può essere una religione che va al potere, eccetera, eccetera. Per esempio, quando questi religiosi stavano prendendo il potere in Iran, ma mica dicevano queste cose, mica facevano queste cose. Quando vai al potere, succede. Quindi ovviamente questo radicali mi insegnano, no? Ognuno è assolutamente libero di confessare qualsiasi religione, questo è un diritto sacro e santo, no? Ma lo Stato è un'altra cosa. Ismail, so che una delle peggiori offese che si possano fare a un iraniano è dire che è arabo, e spesso purtroppo si sente dire questa cosa, però volevo dirti, il modello turco, dove pare che ci sia insomma in qualche modo un pochino un'ispirazione anche di queste stati che stanno vivendo questa prima era cosiddetta araba, un pochino è un modello di riferimento, e per l'Iran secondo te potrebbe essere applicabile? Tanto arabi non sono assolutamente, io non mi offendo assolutamente, sono miei fratelli. Ovviamente l'Iran Persia è stata per tre secoli sotto il dominio degli arabi, quindi questo può far nascere un sentimento un po', però dico in chiare lettere, gli arabi sono miei fratelli come tutti gli altri intanto. Per quanto riguarda la Turchia, effettivamente esiste un parallelismo tra la Turchia di Ataturk e la Persia negli anni 20 e 30.
Tant'è vero che mentre Atatürk in Turchia effettuava delle riforme, cambiamenti, eccetera, eccetera, anche in Iran Reza Shah ha preso un cammino in questo senso, però insomma dopo si è fermato perché non gli conveniva, perché il potere gli sfuggiva dalla mano, eccetera, eccetera. Diciamo che sì, io capisco che parlano molto di questo nuovo governo turco di Erdogan, eccetera, eccetera, modello, ma noi iraniani forse siamo presuntuosi veramente, questo diciamo che noi guardiamo a tutti come modelli, a tutti come modelli. Però davvero possiamo attingere dalla nostra cultura e portare un qualche cosa, una novità, anche a offrire ad altri che possono guardare all'Iran. Ripeto, l'Iran è un grandissimo paese. Per esempio, se noi andiamo a vedere nella cultura turca, no? Sono innamorati, ammirati dalla cultura persiana. Per esempio loro, lo scrittore premio Nobel Pamuk è incantato dalla letteratura persiana, per cui sì, è un modello abbastanza interessante, però io credo che noi iraniani possiamo attingere dalla nostra cultura mentre essere assolutamente aperti verso la cultura mondiale, compresa quella turca. Ismail, una domanda diciamo di attualità internazionale. I rapporti con Israele. È possibile che il regime possa portare, secondo te, l'intero popolo iraniano a una situazione conflittuale con l'intero popolo israeliano? Cioè è un sentimento vissuto oppure trasferito dal potere questo, diciamo, conflittualità con Israele? Ma intanto dobbiamo dimostrare qual è il potere del regime sul popolo. Davvero nulla, davvero nulla. Paventano una guerra all'Iran, cosa che non si farà, non si farà, almeno allo stato attuale non si farà una guerra, soltanto questa questa cosa fa sì che praticamente alla fine tu sostieni questo regime, se no ci sarà una guerra. Questa è una mentalità molto diffusa tra, diciamo, una certa sinistra in Italia, in Francia, anche in parte negli Stati Uniti, che pensano che se noi critichiamo il governo iraniano, il regime iraniano, qualcuno se ne approfitta per attaccare. Non è vero, non è vero. Diciamo che il sentimento del popolo iraniano verso altri popoli, compreso popolo ebraico, è un sentimento assolutamente pacifico. Voi sapete che l'imperatore della Persia Ciro nel 2005 anni fa ha fatto, diciamo, una dichiarazione a favore di una piccolissima minoranza degli ebrei, che è il vanto dell'umanità. Per cui, mentre se da questa domanda noi vogliamo arrivare a sapere se il regime iraniano sta costruendo la bomba atomica, la domanda è sì, perché il regime iraniano è un'entità davvero strana nel mondo di oggi, quindi ha bisogno di un ricatto così forte come la bomba atomica per poter resistere. Dimostrazione di forza. Esatto, un ricatto all'intera umanità per poter esistere, per non morire, insomma. Per cui, anche perché poi noi iraniani, ripeto ancora, abbiamo sentimenti veramente molto amichevoli verso altri popoli. Basta per esempio parlare con chi è andato in Iran a fare un viaggio, anche chi ha vissuto per lunghi anni.
di iraniani veramente non possono che parlare bene, ovviamente nei termini generici. Ringraziamo Esmail Moades, gli auguriamo buon congresso e faremo del tutto anche per diffondere questa intervista. Se ci dai la tua email, poi ti faremo sapere dove potrai trovarla. Grazie ancora e buon congresso. Grazie mille. Ciao, grazie.